Riccione, notte rosa, eravamo in discoteca con gli studenti e ad un certo punto indico ad uno di loro una ragazza da approcciare. Lui mi guarda e mi dice: ho troppa paura, non ce la faccio. E io gli rispondo: paura di cosa? Lui: di essere rifiutato. Per le donne il numero dei successi è molto alto, mentre per gli uomini è molto basso. Per un uomo i rifiuti saranno sempre la stragrande maggioranza dei casi, perché il mondo gira in questo modo. Lì per lì mi sono detto: e se mi facessi rifiutare anch'io? Mi è venuta questa idea perché così lo studente avrebbe potuto constatare con i suoi occhi che pure io ottengo numerosi rifiuti, e di conseguenza avrebbe normalizzato la sua visione e le sue emozioni derivanti dal rifiuto. Io ormai mi sono desensibilizzato ancora qualche anno fa al rifiuto. Ne ho presi centinaia. Qual è la mia visione al riguardo? In una serata in cui esci per conoscere ragazze, sei più o meno lontano dall'avere un risultato positivo. Però non lo sai quanto dista di preciso. Ma c'è una certezza: ogni volta che vieni rifiutato significa che ti stai avvicinando ad un risultato positivo. È inevitabile. Sei a 10 approcci di distanza dall'avere un risultato positivo? Bene, allora significa che devi prendere ancora 9 no prima di toglierti una soddisfazione. Ogni no che prendi è un avvicinamento alla meta. È come se tu stessi cercando l'oro in una galleria e sei lì con le picconate che scavi. È improbabile che dopo la prima picconata ti sbuchi fuori una pepita d'oro, anche se può accadere. È molto più realistico che tu debba continuare a scavare e a dare picconate fino ad arrivare alle tanto desiderate pepite. Qualcuno ora scriverà tra i commenti: ma io non sto cercando l'oro, sto solo cercando una ragazza. Ormai i personaggi del web li conosco, io mi sto concentrando sul processo per avere un risultato. Che si tratti di cercare oro o conoscere ragazze, è esattamente lo stesso. No, 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 no e sì. Quindi la prossima volta che dovrai andare a conoscere una ragazza, pensa che ti stai avvicinando al risultato. Ma per arrivare a questo devi passare attraverso i no e i rifiuti.